Ciao, nel video di oggi andremo a vedere la procedura per sostituire il liquido dei freni e della frizione, quindi nella mia auto, una Golf 5. E, è una procedura piuttosto semplice, non complicata, bisogna avere qualche strumento o qualche accortezza, ma ce ne si può venire fuori facilmente. E, andrebbe fatta ogni 2 anni, tanti meccanici e tante persone non la fanno mai. Però secondo me la differenza si sente, si percepisce a livello di feeling del pedale del freno, che diventa molto più spugnoso, specialmente se i freni vengono sollecitati un po' di più. E sicuramente le parti meccaniche come i cilindri maestri e della frizione e del freno vengono a usurarsi, specialmente a livello di O-ring. E quindi insomma, se uno vuole evitare o cercare di evitare di avere spese importanti, è una buona norma da seguire. Anche perché ha un costo tutto sommato molto, molto limitato. E se ti piace questo video, metti un pollicione, se no metti anche un po' un dislike, non c'è nessun problema. Piccolo disclaimer: io non sono un meccanico, sono un hobbista. Tutto quello che vi dirò è frutto della mia esperienza. E chiunque opera sulla propria auto lo fa, a proprio rischio e pericolo, non mi assumo alcuna responsabilità. E non serve dirlo, ma i freni fanno parte della sicurezza attiva del mezzo. Quindi, se non siete sicuri di quello che state per fare, non lo fate, andate da un professionista. Allora, ovviamente ci servirà liquido dei freni, e una serie di tubi, possibilmente trasparenti, se non ce li avete è uguale, una siringa, una chiave, se non ricordo male, da 10 per sbloccare le valvoline sulle pinze dei freni e sulla frizione, dopo vedremo esattamente la posizione, un click e un jack stand, un cavalletto. E una pompa di spurgo dei freni, questa qua io l'ho presa da Amazon recentemente, costa una cinquantina di euro circa, poi dipende da quanto volete, diciamo, spendere, si può investire anche di più, di meno io eviterei. E chiaramente servirà anche un computer, chiaramente, o meglio, non ho fatto una premessa che nella procedura di oggi, quindi dopo vedremo il motivo. E faremo anche come si dice, lo spurgo della centralina ABS, ma questo lo vedremo nel dettaglio tra qualche minuto. Allora, per prima cosa l'auto deve essere sollevata da entrambi i lati, nella parte frontale, sui click. Non chiedetemi per quale motivo io abbia deciso di farlo dentro il garage, in un posto un po' sacrificato, ma vabbè, ormai è andata così, quindi non torno indietro. E per avvantaggiarci nel lavoro, la prima cosa che dobbiamo fare è rimuovere la scatola filtro. Praticamente qui c'è un tubo di gomma, che è quello lì, che si toglie abbastanza facilmente, si toglie il coperchietto, si sfila il tubo. Poi qui si vede bene, c'è una vite a brugola, mi pare da 6, credo, non sono sicuro. E si tira via la fascetta con delle semplici pinze, si tira via questa fascetta e riusciamo a tirar via la scatola filtro. Adesso vi domando scusa se ballerà un po' la telecamera, ma con una mano sola non è facilissimo. Infatti, un bel casino. Vabbè. Ok, lo scopo di rimuovere la scatola filtro è quello di arrivare a questa valvola di sfiato che è di plastica, una 13. E attenzione a essere delicati nell'apertura, senso antiorario chiaramente, non stringere forte perché si potrebbe rompere di plastica. Rimossa la scatola filtro, bisogna svuotare con la siringa il contenitore della la vaschetta del liquido dei freni. Io ho tenuto la siringa per farvi vedere appunto quanto giallo è diventato. Come stavo dicendo, attenzione che il liquido dei freni è estremamente corrosivo e quindi proteggetevi gli occhi, le mani e la vernice. E per quale motivo andiamo a sostituirlo? Semplicemente perché ha la brutta caratteristica di essere igroscopico. Infatti vedete che verde che è. Questo vuol dire che ha assorbito l'umidità e questo fa sì che quando si riscalda il liquido dei freni perché l'impianto frenante insomma va in temperatura, l'aria che è contenuta nel liquido passa allo stato di vapore e quindi diventa comprimibile, il che fa sì che il pedale diventa spugnoso e quindi l'efficacia del nostro pedale, del freno e della frizione diminuisce, oltre che una percezione che non è un ottimo feeling.
Quindi adesso, come stavo dicendo, lo svuotiamo tutto e dopodiché lo rabocchiamo con del liquido fresco e poi passiamo allo step successivo. Quindi una volta raboccato andiamo a installare il coperchio che ci viene dato in dotazione con il kit di spurgo. Lo colleghiamo, è un E20 per curiosità, se lo può interessare, la maggior parte delle auto europee montano l'E20. Lo serriamo non a morte, ma insomma bisogna dargli una stretta. Ok. Non fa dei lastri, a posto. Poi si collega al connettore in questa maniera e portiamo in pressione senza averlo caricato, lo portiamo in pressione. Vuole un attimo di pazienza, tra una quarantina di pompate. One eternity later. Ok, quindi ho messo circa 20 PSI. Un bar e mezzo circa. Aspettiamo 5 minuti per vedere che non cali la pressione. Se la pressione non cala, rabocchiamo con il liquido dei freni nuovo fresco. Come dicevo, nel frattempo che stavo aspettando di fare la prova in pressione, mi sono avvantaggiato da entrambi i lati andando a mettere un contenitore, un recipiente per il liquido esausto, per vedere la chiave da 10, ho controllato. E questo da entrambi i lati perché la procedura di spurgo con il BCDS sarà praticamente prevederà che sia fatto in contemporanea. Quindi a questo punto siamo pronti, il circuito è in pressione, il liquido è raboccato e facciamo partire il BCDS. Ok. Accendiamo il quadro. Adesso dovrebbe darmi errore perché chiaramente io ho tolto il tappo col sensore del livello del liquido refrigerante, quindi dovrebbe darmi errore teoricamente, al momento dovrà dare quel tipo di errore. Ok, qua solita manfrina, test. Eccolo, questo è l'errore di cui parlavo prima, perché chiaramente adesso lui dice, ma cavolo, manca liquido dei freni, pericolosissimo. Hai ragione, ma tu non lo vedi, ma in realtà c'è. Ok, quindi a questo punto veniamo sul modulo select. Andiamo sul modulo 3, brakes, ABS brakes. Basic settings. In alcune auto viene fuori nel menu qui, a me non viene fuori, quindi vado su 01, dico go e seguo la procedura. Mi dice tieni premuto il pedale, io lo premo. Dopo qualche secondo il pedale comincia a vibrare, diventa durissimo e la pompa dell'ABS lavora. Bene, a questo punto mollo il pedale. Apro le valvole. Apro le valvole. Una aperta. Ok. Do una pompatina. Non perdere pressione. Ah, per la seconda. Eccola qua. Così. Si vede anche le sporcizie che stanno uscendo, non so se si percepite, ma si vedono. Ok. Torno dentro con le valvole aperte, faccio il next step. La pompa ABS lavora per 10 secondi. Ok,
chiudo le valvole e premo il pedale per 10 volte con le valvole chiuse. Chiudo. Ok, 10 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, next, tengo premuto e il pedale diventa duro. Bene. Questa la procedura va ripetuta un po' di volte, fin tanto che vedete che il liquido dei freni è bello pulito. A questo punto spurghiamo la frizione e colleghiamo quindi la valvola di sfiato con un recipiente. Si può mettere anche un tubo qua dentro, qua vicino, ma mi va più comodo farlo fuori. E la apriamo. Controlliamo che fuoriesca. Eccolo qua. Come vedete è già più pulito, decisamente, e direi che è sufficiente. Quindi possiamo chiuderla. Non è proprio spazioso, ma insomma si riesce, dai, con un po' di pazienza. Decisamente non è la chiave per me, però che avevo. In qualche modo riusciremo. Ecco, non serve sforzare, va in battuta, vedete? Di più di lì non va. Quindi anche questa è finita. Ecco, la procedura posteriore invece è decisamente più semplice, non serve farlo col VCDS. Non ho premesso che la VCDS non è obbligatoria come procedura, io l'ho fatta per spugare anche la BS. E quindi è sufficiente la pressione del kit di spurgo che ho acquistato, e questa è la valvola. Infine, insomma, non mi dilungo tanto perché è semplice lineare dal posteriore, prima da un lato e poi dall'altro. Una volta terminata la procedura anche al posteriore, scarichiamo la pressione dal circuito tramite la valvola predisposta sulla pompa di spurgo. Rimuoviamo il tappo e rimuoviamo con una siringa il liquido dei freni in eccesso nella vaschetta fino a portarlo al livello del massimo. E infine rimettiamo il tappo dell'auto, che è predisposto di un galleggiante che ha lo scopo di verificare che il liquido sia presente. Questo galleggiante si deve muovere liberamente. Giusto per concludere, ho fatto un breve giretto con la macchina e devo dire che non so se è effetto placebo o che cosa, ma devo dire che la frizione è molto più morbida e mi sembra più progressiva, così, leggera percezione. Mentre il freno è più consistente, più solido, lo definirei. Bon, dai, questa è la procedura, non l'ho spiegata benissimo, ma spero insomma che possa tornarvi utile. In tal caso mettetemi un pollicione. Ciao a tutti!